Farma il ferro, farma il ferro, farma il ferro. Raga, che è successo? Raga, porca puttana! Ah. Mi faccio un culo come una capanna per sta cazzo di serie! Ma vaffanculo, sono il più forte! Animali e animali. Dopo una serie di avvenimenti e potenziamenti e evoluzioni durante l'episodio, mi sono imbattuto in un guaio, oserei chiamarlo bug, che mi ha fatto impazzire, e non sto scherzando, mi ha fatto perdere la testa, ma alla fine sono riuscito a trovare una soluzione. Godetevelo tutto perché voi morirete dalle risate, io invece ero veramente incazzato come una bestia. Voglio che questo video arrivi a 100.000 mi piace, perché li merita tutti. Buona visione. Cavarsi gli occhi con le forchette sarebbe più divertente! Mucrafta mu! Per giocare alla Maze in Minecraft serve azione e testa. Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video della Maze in Minecraft. Come potete vedere, sì, mi sono un attimo aumentato il cervello, perché poi per fare costruzioni e un sacco di altre cose serve assolutamente questo. Ma lo mettiamo un secondo da parte, visto che fortunatamente ne abbiamo già uno, anche se non funziona molto bene, che è come sempre nella serie che state aspettando di più, e so che volete due episodi a settimana. Raggiungiamo i 35.000 mi piace anche in questo episodio, perché quest'oggi ho preparato un sacco di cose sul block Nodese. Ho spostato un attimino il letto perché appunto rischiava di prendere fuoco, quindi l'ho spostato qui. Adesso dormiamo così diventa giorno. Vi faccio vedere subito una cosa interessante. Mi pare giusto che non si possa dormire, perché c'è Stepnisur dentro. C'è comunque l'alba, quindi va bene. Se vedete intanto la porta, ci ho fatto dei bottoni per poterla aprire, e anche per uscire ho fatto delle pedane a pressione, appunto, così stanno un pochino, è un pochettino meglio, diciamo, una porta di ferro nel caso potessero arrivare mob. Anche se appunto ho messo un sacco di torce in giro. Adesso vedrete questa costruzione. Cos'è questa costruzione? Praticamente sotto ci avevamo fatto la farm di pesca, che appunto ho dovuto un attimino murare. Ci ho anche fatto dei vetri per renderla un filo più carina, anche se non sarà appunto questa la versione finale, perché appunto fa schifo. Noi ci avremo una pixel art o qualcosa di divertente intorno, magari a tema appunto pesce. Ho anche messo qualche cesta in più, e ho anche qua fatto un sistema di tramoggio come ha fatto Stefano, che poi tra l'altro avete scritto "è copiato Stefano". No ragazzi, è uscito lo stesso episodio, nello stesso giorno, alla stessa ora, casualmente. Quindi nel senso, all'inizio di una qualsiasi vanilla mi è stato consigliato, e infatti l'ha fatto anche lui, di fare la farm di pesca, perché appunto quello che vedrete adesso sarà una cosa alquanto incredibile. Intanto non so se avete notato sotto, ma siamo a livello 125. Cioè questa farm mi ha fatto veramente farmare un casino di esperienza, oltre che ad un sacco di libri, un sacco di archi, un sacco di cani da pesca, le targhette, un sacco di pesce, guardate le selle, le ampolle d'acqua per le pozioni, un sacco di altri libri, archi, e anche qua altro cibo, un casino. Cioè se andiamo a vedere in fondo, c'è un baule solo fatto di libri. Alcuni libri hanno la maledizione, che poi ovviamente andremo a buttare, ma era appunto per farvi vedere che è tutta roba che è stata trovata. Ma in ogni caso comunque li andremo a vedere dopo. Ovviamente anche insieme a tutti questi drop sono riuscito, senza craftarmela perché appunto non ho comunque un'incudine ancora, una canna da pesca che ha tutte le qualità proprio massime che può avere appunto una canna da pesca, con fortuna del mare 3, indistruttibilità, ripristino così non si consuma mai, ed esca 3. Ed è per questo motivo che appunto poi ho trovato un sacco di roba in poco tempo. Ora, per rendere comunque tutto più difficile, prima di andarci appunto a fare un'incudine, torniamo alla nostra piramide che abbiamo dimenticato. Non so se vi ricordate che non abbiamo preso i drop, perché nello scorso episodio abbiamo fatto veramente un sacco di roba, e sarà così spero per sempre. Bene, come sempre, inizio a registrare e si mette a piovere, ottimo. Tutankhamon, scusi, io vengo solo a prendere doni, poi nel senso è così la vita. Vai così. E dai che poi si torna via. Tra l'altro qua dietro c'è pure della lava qua dietro. What? Allora, ci sono smeraldi, ottimissimo. Ci sono anche dei lingotti di ferro che ci servono. Selle, come avete visto, ne abbiamo veramente troppissime, quindi le possiamo in realtà anche lasciare qua, non è una cosa importantissima. Le cordicelle continuiamo a prenderle. La carne marcia, ma che se ne frega. Una bardatura d'oro, che proprio è un cavallino, ce lo dovremmo fare pure noi. Il resto solita roba, niente di particolare in realtà. Sì, qualche smeraldo va bene, ma in realtà non c'è niente di particolare. Se non erro non dovrebbe esserci più nient'altro, Grazie per i doni, io me ne torno a casa, La sfida di oggi appunto sarà quella di non morire, perché abbiamo veramente un sacco di livelli. Sarebbe un peccato perderli, perché dopo ci serviranno. E ritorna di nuovo a piovere, evviva. Nei prossimi episodi, se vi dovesse piacere come idea, vorrei andare anch'io a fare appunto un regalo agli altri mates. Però ovviamente non portare solo le patate cotte come ha fatto Suri, che all'inizio in realtà servivano, ma fare un qualcosina di meglio, visto che appunto adesso abbiamo una farm con tantissima roba. Ce l'ha anche Stefano, quindi magari a lui faremo un regalo diverso, ma potremmo portare un qualcosa di veramente figo a tutti e tre. Visto che appunto mi hanno lasciato le coordinate del loro villaggio, di dove si trova, quindi adesso io so nella mappa dove sono, lo so. E sapete cosa? Faremo anche la stanza segreta, magari poi col cartografo,
Così vedremo sulla mappa dove sono i loro villaggi. Che tra l'altro ho trovato pure un Enderman che mi ha lasciato sia la perla di Ender che il blocco di erba che si era fregato, che lo teneva in mano. Quindi vabbè, l'ho tenuto per bellezza. Così che dopo andremo nel Nether, appunto sperando di trovare dei blades per poterci fare la nostra Ender Chest. Che qua tra l'altro apro un'altra parentesi. L'Ender Chest mi avete detto che se l'avessi craftata, poi se l'avesse fatta anche un altro Maze, avremmo visto le cose in comune dentro. In realtà non è così. Lui ha creato la sua e lui vede la sua roba. Io vedo la mia roba. Quindi io posso fare anche 10 Ender Chest. Vedrò soltanto io se le ho create quelle 10 Ender Chest. Ma se ce n'è una creata da me e una creata da Surry, non si vedranno le cose in comune. Okay, mettiamo via gli smeraldi, mettiamo via anche i lingotti di ferro, che per un incudine sono un pochini. E poi mi avete detto giustamente: ma Sasha, ma perché c'hai il letto ospedaliero? Che possiamo farlo con le cordicelle, quindi tac, è già fatto. Fatta la lana bianca, servirà semplicemente del cactus. Mi avete detto che il cactus serve per fare il colorante verde. Ma dai, passiamo in mezzo al canneto. Ah, strafatti a bestia. E ci prendiamo anche qua i cactus, visto che li abbiamo fatti crescere. Non so in realtà quanto ne serva. Noi li prendiamo, eh. Allora, vediamo se con il cactus messo così si dovrebbe crearsi, appunto, penso, immagino qualcosa. Magica pula cactus, cosa creerà? Ok, colorante verde, ce l'abbiamo, questo pezzo di spinacio schifoso. Sì, lo controllo dopo il ricettario, non a papera. Allora, vediamo, se io faccio così e metto così, me le crea... Ok, no, me ne crea soltanto una, va bene. In realtà ci han cacato sopra, però vabbè, pensavo fosse un verde un pochettino più luccicante, ma va bene. Comunque, niente, oggi c'è comunque tutta l'insonnia. Oggi non potremo dormire per colpa di Stefanino che sta farmando. Però perlomeno ci siamo fatti il letto nostro e il letto dell'ospite, se verrà appunto qualcuno qua in vista al mio villaggio. Che mi piacerebbe appunto invitare almeno una volta ogni 10 episodi appunto agli altri mates, o almeno uno degli altri mates, a fare appunto un episodio speciale. Visto che fuori è freddo e c'è anche buio, potremmo iniziare a farci un incudine. Abbiamo però soltanto 16 lingotti di ferro, quindi dovremmo scendere di nuovo in miniera. Ma che tupale, mi direte ogni volta di scendere così. Quindi potremmo tranquillamente farci, visto che abbiamo anche un sacco di stickettini e abbiamo anche già delle scale piolli che abbiamo utilizzato per la farm di pesca, e dovremmo scendere fino al livello 11, dove appunto abbiamo messo la nostra miniera. Quindi insomma bisogna per forza farne un pochettino di più. Per l'esattezza dovremmo farne 58. Vabbè, gli altri 10 li faremo dopo. Beh, direi, visto che comunque quando siamo arrivati in fondo abbiamo anche iniziato a scavare indietro, potremmo farlo qua. Quindi fare una roba di qua e iniziare a fare una discesa. Iniziamo a scendere giù, ovviamente cerchiamo di scavarci meno possibile sotto i piedi, così controlliamo andando in giù così, insomma, che nessuno si faccia del male. Un di qua, un di là. Tu vai giù, lui sta qua. 12 e 11. Qua, se non erro, poi dovremmo iniziare a fare la nostra scala, no? Perché non me la fa piazzare? Ah, ok, perché forse ci sono le torce. Ok, vediamo se abbiamo scavato bene, nel senso che riusciamo a beccare qualche nostro tunnel. Si spera di riuscire a ribeccare qualcosa di nostro, o se probabilmente non ci siamo ancora arrivati. Puro caso dovessimo trovare del ferro, sarebbe quasi ottima, come cosa. Però abbiamo trovato della redstone, non male. Vi ricordo che vicino alla redstone ho sempre trovato i diamanti, quindi io non vorrei dire, gioco, potremmo trovare dei diamanti, no? Proviamo a scavare di qua, visto che la scala andava verso di qua. Dovremmo per forza prima o poi trovare qualcosa. Nell'ultimo episodio mi avete scritto nei commenti che secondo voi io ho barato mettendomi la game mod, perché era impossibile prendere 60 e passa blocchi di ossidiana per il portale senza consumarlo. Il problema, ragazzi, è che io rompo questo qua, un blocco di stone, o rompo un blocco di ossidiana, è lo stesso consumo. Infatti qualcuno mi ha difeso nei commenti, giustamente. Oh! Ho trovato! Quindi io non ho cittato, semplicemente è come se avessi preso 64 blocchi di questa stone. E secondo voi se io prendo 64 blocchi di stone si rovina? Un piccone di diamante? No. Stessa cosa vale per l'ossidiana, quindi un blocco di stone è uguale a un blocco di ossidiana, anche se ci metti di più. Spero di trovare del carbone subito, proprio in tempo zero, perché almeno ci facciamo subito delle torce ed evitiamo appunto l'uscita di qualche mob. Sarebbe anche bello metterci magari un cartello qua, eh. Oh, mi ero scordato che c'avevo 27 lingotti di ferro qua sotto. What? Qua pure oro, qua nient'altro, basta. Io ero convintissimo, ho detto oh, che belle, devo fare tutto, invece no, per niente. Tra l'altro potremmo mettere via l'acqua qua, che tanto prima o poi ci potrebbe servire. Potremmo anche prendere un secchio di lava e usarlo come combustibile, visto che dovrebbe avere tipo 100 utilizzi un secchio di lava, quindi insomma, not bad. Sasha, lo sai che di qua stai andando a rischiare la tua vita, vero? C'è 125 livelli, non vorrei buttarle così per colpa di un creeper che ti fa esplodere con un colpo. Prima o poi dovremmo iniziare a bonificare quest'area qua sopra, perché non è per niente bella. Allora subito vai, torcia a non finire e si torna a casa. Qua facciamo altri due buchi, perché qua dovremmo assolutamente metterci poi l'acqua, sennò poi buttandosi giù ci schianteremo al sole, non sarebbe proprio una cosa davvero pompiere fenomenale. Il pompiere paura non ne ha, il pompiere le scale non ce l'ha. Infatti non siamo arrivati in cima. Vi giuro che questa sarà l'ultima volta che faremo queste scale schifose. Oh,
di consueta fortuna, siamo tornati su che è giorno. Mi sa che è quasi sera, quindi mi muoverei a disboschere. Disboschere! Allora, facciamo così, vai così. Ok, ci siamo. Ma guarda, più o meno ti direi che ho anche messo le torce, messe anche abbastanza bene. Pesta! È una figata! Prendiamo tutti i chili di ferro che abbiamo. Dovremmo fare, se non erro, una roba del genere. Siamo tipo qua. Beh, qua sembra ottimo. Ora ovviamente andremo a fare un esperimento. Andrò a farmi io un'arma, un arco e un piccone un po'. Secondo me come sono meglio. Ma vorrei che nei commenti comunque mi scriveste la vostra, perché comunque abbiamo un sacco di libri. Possiamo anche farci poi altre spade, dicendomi secondo voi qual è la spada e l'arco migliore da avere in una Minecraft vanilla. Conto su di voi, mi raccomando. Benissimo, più che entrare in una farm di pesca, sembra di entrare in una biblioteca. Oggi vediamo quale libro prendiamo e ci leggiamo. Un potenza 4 potrebbe essere carino. Da qualche parte ci sarà la fortuna, ricordo che ce l'avevo. Fortuna 2, eccola qua. Cioè fortuna 2, non c'è la 3 ancora purtroppo, ma la troveremo, ne sono sicuro. Beh, diciamo che abbiamo un bel po' di roba su cui adesso poter fare un po' di esperimento. E qua deve tornare in uso il cervello. E iniziamo con questo libro qua. Perfetto. E la forgiamo, la rimettiamo dentro. Con asperola aspetto di fuoco 2, contraccolpo 2. Vediamo se aggiungendoci una potenza. No. Affilatezza? Beh, direi di sì. Direi che c'è un sacco di roba. Mancherebbe giusto un ripristino. Anche qua, se si può mettere. Se non erro, l'arco non può avere sia ripristino che infinità. Quindi in conclusione, ci teniamo quest'arco qua, che comunque ha impatto 2, potenza 4, ripristino e fiamma. E questo qua, che ha fiamma, potenza 4 e indistruttibilità. E gli andiamo a mettere appunto infinità. E come ultima cosa andiamo a prendere il nostro piccone, e gli andiamo a mettere subito una bella efficienza. E bam, gli andiamo ad aggiungere il ripristino. Non puoi esercitare. Raga, ma quanto ci ho fatto 5 utilizzi? Cioè, sei già distrutta? Com'è possibile? Siamo pazzi? Ci vediamo fra poco. Farma il ferro, farma il ferro, farma il ferro. Noi lo chiameremo ascensore, anche se non è. Ora si capisce. Per la seconda volta. Ripetiamo tutto. Grazie. Andiamo a mettere il piccone. Andiamo a mettere fortuna 2, sperando di arrivare poi a fortuna 3. Equipaggiamoci gli slot veloci qua sotto. Ok, sono tornato in biblioteca. Biblioteca. E l'unico libro che ho trovato che avesse ripristino, che è l'ultima cosa che volevo mettere sulla spada, ha anche lama sferzante 3. Mi tiene tutto, mi tiene. Perfetto, direi, guarda. Ovviamente non ho rinominato niente, perché non so se saranno comunque le mie armi definitive, queste qua. Quindi però le teniamo così. Ora faccio un ultimo salto in miniera, che vi skippo per prendere un po' di carbone per le torce. E ci andiamo a infilare il nether per trovare la fortezza. O almeno speriamo di non morire, ecco. Fiaschetta d'acqua per bere quando si è sete. No, ce l'abbiamo. Direi che è l'ora di andare. Mamma mia, sembra veramente andare a battere il boss finale quando entri in una roba del genere. Wow! Raga, che è successo? Raga, non ho fatto niente. Che cazzo è successo? No, raga, che cazzo è successo? No, raga, che cazzo è successo? Mi sto prendendo l'asma, non ho avuto l'asma mai, l'asma in vita mia. Raga, che cazzo è successo? Perché è successo ciò? Non ho fatto mai niente, non ho mai toccato un pigman in vita mia. Io amo i pigman, ho anche la foto appesa qua in camera di un pigman. Non ho mai picchiato un pigman in vita mia. Fermi. No. Ma io non ce l'ho con voi, che cosa vi ho fatto? Non ho toccato niente. No, madonna, non si può neanche tornare via dal nether, velocemente. Radio! La mia roba! Non sono ben accetto nel nether, bastava dirlo, non entravo! No, io se perdo quella roba lì mi faccio prima ad ammazzarmi. Non c'è più niente, le mie armi, le mie cose, dove sono? Come faccio? Non ammazzarmi. Ma perché c'è un pigma che mi attacca? Oh, uno solo, lo stronzo che mi attacca! Ma porca puttana! Mi faccio un culo come una capanna per sta cazzo di serie! Non so neanche se c'ho ancora tempo per recuperare la roba, magari è già scomparsa. Non posso neanche picchiare uno il pigma, perché se ti tocco uno è una cazzo di gang di merda e ti ammazzano tutti! Mi viene un infarto adesso. Potete non picchiarmi, non vi ho fatto un cazzo! Alzo le mani, bandiera bianca! Lasciatemi in pace. No, no, chi è? Ok, non mi stanno picchiando. Non mi stanno picchiando troppo. Non ci credo. Non mi stanno picchiando. Dov'è la mia roba? Io vi voglio bene. Viva la festa. Viva tutto. Non sto picchiando nessuno. Che diavolo è successo qua, ragazzi? Io perché? Non ho fatto niente. Qualcuno ha lanciato una freccia. Sono incazzati tutti. È diventata la banda. Non ho fatto niente. Stavo recuperando la mia roba. Cavarsi gli occhi con le forchette sarebbe più divertente. Questa doveva essere una serie tranquilla, dove Sasha faceva vedere che era tranquillo, simpatico, tranquillo, simpatico, tranquillo. Simpatico, tranquillo! Madonna, se do un pugno al computer spacco lo schermo che lo trapassa 8 volte.
Ok, non vi ho toccato, non vi ho toccato, la mia spada è lì, non vi ho cazzo toccato di per niente, vi ho toccato, ok, non vi ho toccato, non vi ho cazzo toccato, la mia lasciatemi la mia ampollina, perché siete così tanti, perché io mi chiedo per quale motivo volete invadere il mio mondo come se foste dei cazzo di alieni di merda. Non riesco a vedere intorno a me, è pazzesca come cosa, eh. Ah, no, non teniamo un osso in mano, no, faccio un secchio d'acqua, una freccia tengo proprio. Raga, l'ho vista. No, raga, ce l'ha in mano qualcuno. Un pigman, c'ha la mia spada di diamante in mano, l'ho vista, raga, ho visto, ho le allucinazioni. Eccola. Ragazzi, voi starete ridendo come dei bastardi, io lo so che state ridendo come dei bastardi. Io non sto ridendo come dei bastardi, ma cazzo di spada, c'ho tutte le cose fighe. C'è un modo per tridare, gli do una freccia. Non poteva prendersi la pala, lascia. Salviamo il salvabile che è già tanto. C'è tutto, ragazzi, ho salvato tutto, anche l'ampolla di merda. Come mi avete guardato un po' in faccia, me sono in merda, te e i tuoi fratelli. Guardate, ce ne sono due, raga. Vedete che non stavo... No, no, raga, ce n'è uno lì con una spada di diamante e uno qua. Con la spada di diamante. Ho perso tutto. La mia armatura di ferro! È vero, pure quella manca! Questo è un popolo che mi sta pigliando per il culo. Mondo, io spacco il mondo. Se questo video non lo condivide anche vostra nonna, io non faccio più la serie. Io non la continuo più la serie. Questo video deve... Cioè, ho un'idea. È, ragazzi, la cosa più pazza e folle che io stia escogitando in questo momento. Guarda, col cervello tre volte più grande di questo, andrò a perdere tutto quello che c'è di caro nella mia vita, ma lo devo fare. Frecce, infinità e tanta forza di volontà. Questo potrebbe essere il fattore che non mi porterà mai più nel Nether. Mai più, raga. BOOM! 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 Venite tutti quanti, io c'ho paura di voi! Pure voi, pezzi di merda, che siete troppo lontani! Tu c'hai le mie gambe, bello! Gli sono cadute, c'è speranza! Non te l'aspettavi, bello, eh! Vi ammazzo tutti! Eccolo lì, c'è uno con la spada di diamante nel mezzo! C'è quello con la mia testa lì in mezzo, guardatelo! L'ho trovato! E a costo di starci mezza giornata io me la riprendo quella spada lì, eh! Tutto, ragazzi, tutto il quartiere è arrivato qua, tutto! Che non so come avete fatto a sdoppiare una spada, ma me le prendo tutte e due, me le riprendo indietro! Ma mob grinder di pigman qua, cosa? Farm di oro cosa? Così si fa! Nudo e crudo, cattivo come l'aglio! Nonna, peggio dei persiani contro gli spartani, eh! Oh mio Dio! Ho già un quarto di arco consumato, ragazzi! Che cosa è sto bug di sto gioco? Solo a me poteva succedere una roba del genere! Forse sono più veloce io dello spawn, forse, Non ne sono sicuro, ma potrei essere io più veloce dello spawn, dai! Pure gli zombie normali! No, ma non bastava tutto il resto, no, pure lo zombie normale, Ok, ci sono solo i bambini praticamente, sono rimasti solo i bambini. Bambina solo accompagnata dai genitori e quelli, e due con la spada di diamante. Ma andate tutti! A quel cazzo di paese! Mi inculo qua! Mannaggia, Super Saiyan di ottavo livello! Ma vaffanculo! Sono il più forte! Ma vaffanculo! Sono il più forte! Sì! Non ci sono potenziamenti in questa! Questo video deve arrivare a 100.000 mi piace. Non posso prendermi sti colpi. Sono 2 ore e mezza che sto registrando sto episodio. Capite che non esistono i trucchi game mod 1. Capito che non esistono i trucchi. Io non baro, non faccio niente. Non mi sono givato, non ho fatto bug. Non ho fatto un cazzo perché è una vanilla in difficile. Dov'è? Difficile, non è possibile cambiarlo. Non ho barato, non c'è nessun cazzo di bar. Non inventatevi cose, sto sclerando veramente. Addirittura mi sono preso pure spade d'oro incantate. Con flagello, con contraccolpo, con saccheggio, lama sferzante. Avevo 76 livelli e ne ho recuperati solo 21. Tutte queste spade le incornicio nella camera degli dei. Secondo me questo è stato tutto un incubo. Cioè questo era un incubo. Animale, questo video della Maze Minecraft può concludersi qua, sempre se sia reale. Non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per tutte le persone che sono arrivate in fondo, siete i migliori. 100.000 mi piace, 100.000 mi piace. E condividete il video. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video ai lati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay angry.